Ragazzi, Ciao ragazzi, benvenuti alla seconda puntata di Discorsi Strani. Benvenuti. benvenuti. Oggi parleremo di Greta Greta. Thunberg Yes, molto bene. e del cambiamento climatico, supposto, reale, fasullo. Boh, vedremo, vedremo, vedremo. Vedremo come Ci si sono tante dipanerà il cose da dire discorso. sul riguardo. Si poteva stare tutto il tempo a parlare del clima. Eh sì, clima, gente pazza. Bene, Allora, da dove possiamo partire? Possiamo partire prima di tutto da chi sta portando più che altro, più di tutti alla luce questo problema. Che prima c'erano gli scienziati che dicevano attenzione, il cambiamento. Poi è arrivata questa Greta Thunberg e tutto è diventato più mediatico, tutto è diventato più televisivo, tutto è diventato più. sì, adesso lei ha preso un piede molto popolare perché tutti parlano di Greta, ci sono anche tante battutine su internet che girano su di Greta. Quelle, sì, diciamo che possono sminuirla, ma aiutano anche quelle la Ah, diffusione certamente. virale Se parli bene, proprio del. parli male, comunque funziona Di sempre. base Beh, questa è vedi la legge che il della Times pubblicità. ha scritto tra le 25 teenager più influenti Eh beh, sì. della storia. Ma probabilmente è anche una delle 25 teenager più influenti perché c'è cioè, il cambiamento climatico e i problemi più che altro riguardo al clima, mi sa che li stanno vedendo tutti e in tutte le parti del mondo, e quello è il E problema, poi secondo me. è candidata, non possiamo dimenticare, al premio Nobel per la pace. Che dovrebbe essere in sti giorni, non ho ben capito se gliel'hanno dato o no. Questo ci informeremo. Eh sì, Greta comunque inizia a fare questo, come si può dire, queste manifestazioni a 15 anni, giusto? 2018 è iniziata, pensa. Ah, guarda, lei è nata a Stoccolma il 3 gennaio del 2003, perciò cioè, non si è vista neanche l'inizio del secolo, del millennio, scusate. Io mi ricordo il 2000, cosa succedeva? 1999, tutti pensavano che finisse il mondo, c'era queste leggende di Nostradamus che dicevano mille, non più di mille, Non che passerà dal ciao, 2000, sì, mille, non esatto. più di Non mille. arriverà né passerà, cioè Vabbè, una cosa del genere. questa è un'altra storia. Torniamo a Greta, alla nostra amica Greta. Certo. Che comunque, cosa vi ho detto, è nata nel 2003 ed. Beh, comunque sappiamo che nelle scuole dove in Svezia Lei sì, è svedese, lei sì. In Svezia li studiano il clima molto più intensamente di molte altre scuole dell'Europa, perciò loro sono molto, sono molto influenzati da loro insegnanti a avere questa, come si può dire, questo riguardo, Sensibilità al. questa sensibilità più Ma per il può anche. clima, per la natura, insomma, loro studiano moltissimo, ma la cosa interessante è che tra tutti i cioè, come si può dire? Quelli di cui parlano, no, della gente di cui che parla del Tutti i clima, del studenti comunque della, no, mondo. del mondo lì da Svezia che sono sensibilizzati già da piccolo a questo riguardo alla natura, al È clima, l'unica che l'ha è l'unica fatto. che ha iniziato a fare perché lei è andata dai suoi genitori appunto lamentandosi che non dovevano più, che lei non voleva più andare a scuola ma voleva manifestare contro i governi per il fatto di tutte queste leggi che propongono ma alla fine Non fanno non fanno niente, non fanno niente. mai nulla. Esatto. Sì, E per. così inizia la storia di Greta, no? Così almeno è quello che dipinge la stampa, è quello Poi che. c'è una branca che dice che Greta comunque è stata manipolata dalla madre, no, manipolata oppure sostenuta dalla madre, che la madre comunque è un personaggio influente e famoso della zona e quindi è stata molto, molto, molto aiutata Beh, la madre è da. una cantante di lirica, il padre è un attore, Quindi. e però loro, quello che raccontano un po' la stampa è che loro hanno visto la frustrazione della figlia con risposta alla rassicurante che loro volevano assicurarla, che stava tutto bene e volevano proteggerla, ma volevano che lei continuasse ad andare a scuola senza fare questa
Così dicono le stampe, senza protestare, ma questa è una cosa che nasce, la stampa dice che nasce da Greta, da proprio lei. lei. Proprio una, sai, lei andando a scuola e come ho detto prima, essendo sensibilizzata da queste cose e E approfondendo. vedendo la massa di pirla di cui era Sì, poi loro contornata. approfondiscono tantissimo, no? Non è solo che è una cosa, come si può dire, superficiale, loro approfondiscono proprio nella scienza, anche studiando la scienza, approfondiscono tutti questi cambiamenti climatici che stanno influenzando tutte queste catastrofi, robe del Ma genere. chi sono loro? Loro sono tutti studenti della SVET, tutti studiano, sono, loro C'è una approfondiscono. materia in Sì, Svezia. è l'unico paese del mondo che approfondisce così tanto sul clima, sulla, per quello che Greta è così influenzata Ho capito, è per quello che Greta ha più che altro tutte quelle informazioni che molta gente non ha, può essere. Esattamente, è Quindi quello, avendo più sì. informazioni degli altri, vedendo che non fanno niente, cioè le nazioni del mondo non fanno niente, poi vedendo Trump, l'ultima cosa che... Allora, Cioè, prima l'America, Greta, scusa, come ma tutti i suoi com'è possibile conte che prima l'America era Allora, praticamente... Greta, come Ah, tutti i suoi e poi in un giorno... coetanei Sto pirla. svedesi, viene informata dai problemi causati dall'ambiente, dall'inquinamento e dall'emissione di CO2 a scuola. Questa è la materia, cioè loro la studiano proprio, capito? Perciò Greta è stata molto influenzata dalla scuola e adesso è diventata un'attivista, per quanto Ok, però la riguarda. gente se la segue avrà un motivo, non è che la gente pirla dice yeah, brava, parla del clima, anche se non succede niente, se non vedono delle cose assurde in giro per il Beh, mondo. allora hanno detto anche che Greta è la casa editrice, non la casa editrice, la casa marketing che la segue, inglese, è molto importante questa casa marketing, Certo, ho visto l'affare. dove la influi, dove ovviamente c'è una grande influenza su di lei, anche sul loro ideale, ovviamente. Poi c'è anche che dicono che lei lavora un po' per la famiglia Rockefeller. Perché appunto ci sono delle famiglie importanti che stanno al vertice, quelle lì che sai che ci sono tutti i complottisti che parlano delle 13 famiglie più potenti che controllano l'economia E i mondiale, Rockefeller sono sempre e in mezzo, Rockefeller, i sempre in Rothschild, mezzo. esatto, e i Prezzini. Morgan, perciò tutti questi banchieri, tutta questa gente che controlla l'economia mondiale sono apparsi in alcuni discorsi di Greta e Ma sono andati a fare complimenti a Greta, danno proprio una. La, mano. esattamente. Perciò, sai, ci sono tante cose che anche hanno fatto vedere, tipo per quanto riguarda complottismo, hanno fatto vedere un episodio di Simpsons dove c'è Greta che parla, lo stesso discorso che parla la bambina di Ah Simpsons. sì, la... Non mi ricordo il nome adesso, mi sfuggi proprio. Comunque, tutti sanno di chi stiamo parlando. Ci sono tante. C'è tanto comunque teoria complottista contro Greta, eh? Anche il Papa si è pronunziato a favore di Greta. Vabbè, Papa per forza si pronuncerà a favore di Greta, Sì, forever. ok, però Sono idee per. giuste. Più che altro c'è questa... Prova a pensare nel mondo, no? Adesso lei ha idee che dici sono oggettivamente, vuol dire che sono oggettivamente vere, giusto? Sì. Perché? E sono idee buone, che dovrebbero fare del bene al mondo. C'è in giro quest'idea che il buonismo sia un No, difetto. non è un difetto, secondo Però è me è meglio perché essere la più gente, bastardi sì, ma che... perché la gente vede molto manipolazione, capisci? Non credi in profondità in quel buonismo, ok? Buonismo Ma se lo... veramente è andare a prendere cura dei malati, andare a portare da mangiare, creare delle Vabbè. ONG che fanno queste, ok? Non andare a fare discorsi alla ONG, cambio, cioè, questa cosa siamo stati sempre bombardati anche dai scienziati, come tu hai detto in precedenza, i scienziati quanto ci hanno allertato di questo cambiamento climatico. Però dobbiamo vedere anche che la Terra ha un ciclo dove succederanno delle cose che porterà delle catastrofi, separazioni delle placche Beh, no, quello c'è tettoniche. ogni giorno, pian piano No, si no, muove sì, si nell'arco muovono, ma di sì, ma si milioni di muovono molto anni. poco. Oggi ce l'abbiamo anche la teoria dell'asse della Terra che è già L'asse terrestre si sta muovendo, quindi già esatto, adesso il Polo causando Nord catastrofi, causando non è tante. più al Polo Nord di 100 anni fa, quello è vero. Perciò capisci che c'è comunque tutto da vedere, che alla fine non può essere così tutto dato in un piatto.
di argento come sta facendo Greta, tra le virgolette, perché il problema del clima lo sappiamo da mo', cioè fino a poco tempo prima di arrivare a Greta, dicevo, se passavamo di un grado in più, ciao ciao, sì, non c'è più punto di ritorno. Gradi, erano 2 gradi, però eravamo già superati. Esatto, perciò ho capito che comunque... Dobbiamo comunque analizzare ogni punto e per poter vedere dove sta veramente la verità. Io credo, questa è la mia opinione personale, io credo che Greta è un burattino del sistema, anche se comunque, come hai detto te, parla delle cose buone, guarda, delle cose interessanti, anche se però secondo me non puoi risolvere così la situazione. Anche se è un burattino del sistema, ogni persona che divulga cose buone, mette in mente cose buone, va benissimo che sia un burattino del sistema. Sì, però lei non è che sta divulgando, cioè tu ti rendi conto che comunque, Febe, è troppo semplice la questione, basta che smettono di... Ma non è semplice. Cioè sì, un po', cioè, tu credi che sono noi, cioè, chi dà il prodotto finale al consumatore? Quello che è il produttore. Il produttore, cosa ti producono? Ok, io ce l'ho la macchina, ma io non ho fatto niente per avere, cioè io non ho costruito i pezzi, io non ce l'ho la benzina, io non ce l'ho, io non ce l'ho, ecco, perché questi potenti qua che patrocinano Grete sono quelli che ci vendono come si chiama? La macchina. No, anche la macchina, esatto. Ma dico principalmente materia principale che è il petrolio. Allora, oggi abbiamo possibilità di fare auto, macchine. Quindi senza... siamo tornati al problema che i petrolieri, cioè la gente che c'ha veramente il quelli che comandano il mondo, dovevano cambiare sistema. Sono talmente ricchi che primo non vogliono cambiare sistema perché andrebbe a discapito loro, punto. Cioè, già questo. Loro non vogliono cambiare il sistema, secondo me, perché è molto più facile mettere la colpa nella popolazione. Tipo, adesso metteranno delle tasse rigorosissime sui paesi emergenti come il Brasile, come l'India, come la Cina, perché sono paesi che producono molto CO2, perché ci sono tante industrie, tante macchine, e lì scatta il discorso morale, etico, che hanno fatto tra presidente cinese e presidente americano. Un giorno si saranno visti e hanno detto, ascolta, tu devi smettere di inquinare così tanto, il presidente americano avrà detto a quello cinese, e quello cinese l'ha guardato e gli avrà detto, ascolta, caro presidente americano, voi quando eravate nel 1800 in piena evoluzione consumavate carbone, energia, roba del genere, in giro ovunque, noi non abbiamo ben detto niente, primo, e adesso siamo noi in espansione, se ci togli il carbone ci togli l'elettricità, la vita, perciò non entriamo in espansione. Ma le rivoluzioni, tutte le rivoluzioni che abbiamo avuto nella storia di hanno provocato tutti questi problemi, che va contro la natura, perché comunque sono robe tossiche, cioè ha un sacco di si sa che bruciando quella cosa che lì fa male al nostro pianeta, fa male, esatto, a noi e al pianeta, però perciò detto questo, comunque se loro sanno, le rivoluzioni industriali sono state create da grandi menti, no? Da persone... Sì, va bene, ma il concetto è che una volta che impari una lezione dovrebbe essere scontata. Ma secondo te, se partiamo dalla base, cioè quando eravamo non uomini delle caverne, perché io non penso proprio l'uomo della caverna, ma penso proprio uomo quando era già... per esempio parliamo di egiziani, no, parliamo dei primi ebrei, per esempio, che sono i primi popoli della terra, parliamo di loro vivevano in tenda, non è che voglio dire ok perché oggi abbiamo la super tecnologia, no, voglio dire, una volta non è che esisteva, cioè credo che gli uomini sono stati creati per vivere in quegli ambienti lì, in mezzo alla natura, con le tende, così non dovevano inclinare, né ammazzare animali, né fare niente. Ma ce n'era molti meno di uomini. Hanno iniziato a scoprire l'arte della muratura, a partire dai massonici, il muratore, e lì hanno iniziato a costruire, e oggi viviamo in un ambiente talmente ostile, perché abbiamo rovinato tante foreste, le abbiamo bruciato perché abbiamo bisogno del legno, abbiamo bisogno di questo,
Perciò continuiamo a distruggere la natura per i nostri bisogni. Che bisogni sono questi? Abbiamo bisogno di troppe cose ormai. E noi siamo arrivati a tal punto che si tolgono queste cose che crediamo di avere tanto bisogno, tipo il E telefono, certo. l'energia elettrica, tutti questi comodismi. Voglio vedere come torneremo. Cioè, sarà ancora peggio, secondo me. Vabbè, sì, cioè, se ti tolgono oggi il telefono, cioè, metà mondo impazzisce. Oltre a questo, ma questa può essere, boh, l'evoluzione, la tecnologia, il ramo di evoluzione che stiamo seguendo, capito? Che è Beh, di base comunque. stiamo seguendo l'evoluzione tecnologica, cioè non stiamo seguendo nient'altro. Beh, sai che la causa è scatenante per l'attività che l'ha resa celebre, la Greta, è stato l'avvenimento quando sono bruciato, ho iniziato a bruciare le foreste in Svezia nel 2018. Magari erano vicini a casa sua, si è visto l'incendio di fianco a casa. No, è vero. Magari un evento scioccante ha sbloccato un determinato. Sì, può essere. E comunque torniamo a Greta, c'hai Sì, ragione. infatti, sì. Greta, no, secondo me, è una cosa buona e valida da seguire. Certo che la gente, minchia, la segue ormai sui social, sta a casa dietro il computer, non fa un cazzo, mette like e yuhu! E questo è un altro problema. Cioè, va bene, ci sono milioni di persone, Facebook c'ha 2,5 milioni di persone che la seguono, va bene. Non sono miliardi, ma sono milioni. Con 2,5 milioni di persone, uno c'è un esercito, due non cambia un cazzo lo stesso. Quindi, boh. Insomma, Greta è una ragazzina che veramente dovunque passa lascia il segno, lei riesce a colpire le persone, anche perché una giovane attivista così è molto più facile arrivare nelle persone, perché le persone la guardano con l'innocenza ancora di una bambina, con la faccioletta da una ragazza che non ha mai provato nulla nella sua vita. Perciò è molto più facile arrivare alle persone con una bambina così piccola e che ha voglia di cambiare il mondo, anche se tutto quello che lei dice è molto bello e molto È interessante, molto adulto. e anche perché credo che molte parole non sono sue, ovviamente, perché dietro di lei c'è un'equipe, uno staff. Vabbè, per forza, dai, prova a pensare, se devi andare a parlare a tutto il mondo, cioè ci deve essere qualcuno che ti scrive un mezzo Ah, discorso. certo, Poi anche i presidenti ce l'hanno, figurati dai, Greta, però cioè, ecco, per per dirti che comunque le parole non sono. forza. Siccome le idee possono essere sue e poi gliele hanno amplificate questi grandi scrittori delle parole, cioè, ed è giusto. Non è che deve essere una scrittrice lei, però sa parlare. Beh, gli accordi internazionali sul clima, lei dice che non vengono rispettati, Ma va, non perciò vengono rispettati per niente, non ogni vengono nuovo rispettati. dato ufficiale condiviso dal gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico dell'ONU dipinge una situazione sempre più drammatica. Sì. I fenomeni di disastro imminente sono visibili a quasi tutte le latitudini. Sì, perché è vero, noi viviamo in Italia e ne vediamo ancora poche. Poco da altre Alcune volte capita, parti. perché quest'estate io ho visto delle cose assurde, cioè temporali via, Sì, che sembrava temporale, di però non essere. abbiamo successo niente di grave. Cioè, quello che arrivano, cioè, per Io esempio, non in li ho mai America visti. c'è tutti i giorni tornati. Esatto. Cioè, in Giappone l'altro giorno c'è stato un altro terremoto. Loro convivono con queste situazioni ormai, questi popoli. Per esempio, in Brasile non succede quasi mai, a parte quando viene un diluvio, cioè allaga qualche città, come allaga Genova, come allaga altre città in Italia. Però, come succede in altri paesi che sono Ma più. secondo te ci sono più eventi catastrofici in questi anni o 20 anni In fa? questi ultimi anni sono successi parecchi, è iniziato molto con i terremoti, ovviamente. Sì, alluvioni, terremoti, dopo Sì, e poi abbiamo passato ai tsunami. che poi c'era la leggenda, c'era Los Angeles che diceva che si stava svegliando il Big One in America, il grande
vulcano nel parco di Yellowstone, che dicono che se esplode quello, ciao. Già lì in Los Angeles abbiamo anche la falla di Sant'Andrea, perciò lì siamo proprio messi un po' maluccio. Però anche a Miami, quanti furacone, Uragani. uragani abbiamo visto Sì, arrivare. ultimamente ci sono in giro ancora che Eh stanno. sì, perciò dobbiamo dire che comunque in quest'ultimo periodo la Terra sta soffrendo tanti tipi di catastrofi E c'è diverse. stato un uragano ultimamente che è I arrivato vulcani che si sono fino alle attivati, anche coste qua in dell'Inghilterra. Sicilia il vulcano si è attivato. Abbiamo un sacco di cose per dire su quello Questo è un po' di che. anni fa, però beh, poi non è mai. Ci abbiamo due vulcani in Italia che non sono spenti. Il Vesuvio non è spento, è un vulcano attivo. L'Etna è un altro vulcano attivo. Non hanno ancora eruttato, ma porca miseria. No, non ci so, c'è uno che ha eruttato in questi giorni, hanno fatto vedere anche il video, non mi ricordo dove sia esattamente, credo che sia anche in Sicilia questo, ho visto il video, e No, abbiamo non è anche eruttato. parlato sul mio gruppo, c'era un gruppo su Instagram, no, su WhatsApp, scusatemi, e abbiamo parlato parecchio di questo video, adesso non mi ricordo dove andare a cercare, potrei mettere un po' di tempo, però succede catastrofi ovunque, in qualsiasi parte del mondo, e io credo che comunque tante cose che i nostri antichi dicevano stanno accadendo. Ma ed è per quello che secondo me Greta ha tutta questa Ah, c'è questa affluenza di gente. info, Cazzo, se esatto. abiti in Giappone ti vedi grandinare palline da tennis, anzi, e alcune palline da rugby. Cioè, cadevano 10 centimetri di grandine, tipo Ma 10. Oh, ti sì, ma prendi in anche testa e qua ti anche in seccano lì su. Francia è caduto un sacco di grandine così enormi. Cioè, io ce l'ho tutte le foto su. Allora, Tutte Adrian le immagini, tutte Fartade, le che ogni cose. tanto seguo, ha detto che, cioè, vedere il cambiamento climatico, questi 2 gradi in più nell'atmosfera, sono da vedere in tutto il mondo, no? Cioè, in tutto il mondo ci sono 2 gradi in più sempre. E tu dici, vabbè, dai, sono 2 gradi, mettiamo il cappotto oppure fa più caldo, vabbè. Ma sono da vedere non in gradi, ma in energia, cioè, sono 2 gradi di energia in più in tutto il mondo. Cioè vuol dire che gli uragani, i temporali, le piogge, qualsiasi cosa, qualsiasi evento atmosferico, è moltiplicato e diventa molto, molto, molto più potente. Ma molto più potente. E è tutto qua. Ma secondo te Greta sta più simpatica o più antipatica alla gente? Allora, secondo me sta più simpatica. Poi Secondo me sta più non è tanto di allora, io ti simpatia, dico. non è tanto di simpatia, è come in America, cavolo, l'America è divisa in due. Ci sono quelli che dicono il cambiamento climatico sta per avvenire, manca poco, robe del genere, e c'è l'altra metà che dice "Ma vai, tutta una Ma non ci cavolata, non sono ci solo metà, ci pensare". sono tanti, tante Trump, frazioni di persone ci che sono quelle sono. due metà. No, ci sono tante Trump è frazioni. C'è nella gente metà che i c'è repubblicani. gente che vuole un cambiamento, c'è gente che non gli interessa, c'è gente Vabbè, che sì, ci. ma quella è la Cioè, mentalità, porca ci miseria. sono tanti tipi di opinioni, no, diverse. Però sul caso di Greta, invece, io credo che ci sono più gente che gli sta simpatica per il fatto che la massa è molto ignorante, la massa non va a ricercare niente, approfondire niente. La massa vede un discorso di Greta nell'ONU e dice: cazzo, che brava quella ragazzina, guarda che piccola, e vuoi manifestare, vuoi cambiare qualcosa per migliorare il clima terrestre. Invece c'è gente più intelligente, giornalisti, gente che studia una vita, giornalisti veri, non parlo di reporter che trasmette la notizia, parlo di giornalisti indipendente, parlo di gente che anche studia per conto suo perché piace proprio capire quello che succede nel mondo. Perciò la maggior parte li sta simpatica e quella piccola fetta non li sta simpatica più di tanto perché crede che lei è un altro burattino del sistema. E io vi dico, ci O che non sono. gliene frega, Ok, o dicono che il clima non è vero che sta cambiando non ne. Perché e che non c'è. succederà niente. Esatto, perché c'è quella gente lì che non conosce, non studia, non sa neanche come funziona, cioè. Qualsiasi cosa, cioè le nuvole, per esempio. Esatto. Quanti di voi riescono a dirmi perché si formano i cumulonimbi? E soprattutto, che cosa sono i cumulonimbi? Devi studiare la meteorologia, capito? Per capire tante cose. Perciò non è semplice di parlare di una cosa che
che tu non hai conoscenza. Perciò la gente tende a accomodarsi, dice va bene, faccio dire da lei, faccio dire da lui, capisce due cose, dice va E bene, quella, brava, è secondo te, simpatico. anche se, anche secondo me c'è molta gente che ha questo. Secondo te la percentuale di quelli che pensano così? Vabbè, Basso. no. Ci penso così come? Così che seguono Greta solo perché senza conoscere i veri problemi, senza. Perché la massa? La massa, cioè vuol dire il dal 100% Al del. 70% di persone, ma anche 80 direi. Sì, dai, stiamo su 70, siamo ottimisti, Va bene. anche se potrebbe raggiungere il 90, però siamo ottimisti, siamo sul 70, quindi c'è il 30% di sì, però comunque la cultura ultimamente si sta espandendo grazie anche a questi piccoli aggeggi che ci abbiamo sempre in mano, che di base sono enciclopedie portatili, cioè, Esatto. prima per avere tutte le informazioni qua, pensate cosa dovevate fare, Io dovevate dovevo andare andare in nella libreria. stanza o nella libreria Io se dovevo c'è. andare in libreria a prendere quei libri enormi. Oppure Esatto, e chi era avevo fortunato l'enciclopedia a c'aveva a casa. casa, dici. L'enciclopedia a casa sempre, Esatto, perché lì enciclopedia. potevi guardare, no? Potevi E c'era capire tante tutto. cose. Però i libri veri, quello che dovevi studiare, capire la scienza, la tecnologia, le robe, tutte le informazioni anche di base, per forza dovevi andare a comprarti un libro oppure andare in biblioteca a leggerlo o affittarlo. Sì. Oggi invece, se tu vuoi sapere alla base della Qualsiasi fisica, della cosa. scienza, della storia, tu vai su internet e li trovi tutto. Ovviamente le persone per imparare bisogna anche avere un intelletto un po' più aperto, no? Cioè, perché non è solo leggere e hai capito Eh le no, cose devi come stanno. capirle anche veramente cosa c'è scritto e quello Infatti. non è così scontato, ragazzi, no, per Sì. niente. Perciò abbiamo approfondito su questa ragazzina molto simpatica, che di simpatica dicono che non è anche niente, perché lei soffre di una piccola malattia, che adesso mi ricordo il nome, ma potrei andare a vedere, che la impedisce di avere Sindrome di empatia. Asperger, però sì, Lei non è. non è empatica, ma non Non perché è. lei non vuole essere empatica, è perché lei ha una disfunzione ormonale, non lo so bene, che la impedisce di provare certi sentimenti, ecco. Sì, che tra l'altro cosa vuol dire mancanza di empatia? Anche qua è da profondo. Cosa vuol dire? Che non prova sentimenti? È un vulcaniano? È una Vuol vulcaniana? dire che lei non prova, cioè, empatia per gli altri, cioè Non è. non ne frega niente, cioè se tu piangi, se tu stai male, se tu hai problema col Un clima, vulcaniano? lei praticamente, se c'è problema col clima, è questo che molte persone dicono, caspita, ma come questa ragazza può parlare di clima se lei non subisce questo sentimento di tipo di rabbia perché è Ma clima, cioè capisco lo che sto io ho dicendo. capito, ed è uguale a Spock di Star Trek, è la razza vulcaniana, è vero? Cioè, no, scusatemi, rispondetemi a questa domanda, mi fa impazzire. La Cioè, non prova ma tu se. la conosci, la sindrome di Asperger? Asperger, sì. Cos'è? Allora vi leggo. Vai, vediamo cosa dice della sindrome di Asperger. No, perché come la descrivono veramente una vulcaniana, e scusate se ripeto, ma mi vengono in Sicuramente mente adesso e difficoltà nelle mi ha interazioni scioccato. sociali. E schemi di comportamento ripetitivi, Posso se leggere Sì, io? grazie. Sicuramente difficoltà nelle interazioni sociali. Allora, ma che problemi hanno gli individui affetti da sindrome di Asperger? Ok, sicuramente difficoltà nelle interazioni sociali, schemi di comportamento ripetitivi e stereotipati, attività e interessi di alcuni casi ristretti, attività e interessi in alcuni casi ristretti. Diversamente dall'altruismo, non si verificano significativi ritardi nello sviluppo del linguaggio Nello sviluppo o cognitivo. nel cognitivo. Va bene. Bene, è più o meno così. Bene, dici anche che sono correlate a altri Sì, disturbi, beh, come ad disturbo esempio disturbi non verbale. verbali dell'apprendimento, Quello, la fobia sociale, disturbo di schizoidi. disturbo schizoide di personalità. La sindrome di Asperger non è diagnosticata solo per le caratteristiche proprie, ma anche per una vasta gamma di condizioni di comodità. Comorbidità. Comorbilità. Minchia, comorbilità, non lo. Disturbo Disturbi non non dovuto dovuti alla alla sindrome sindrome in in sé. sé.
come depressione, depressione, ansia, ansia, disturbo disturbo ossessivo e ossessivo-compulsivo. compulsivo. Bene. Vabbè, comunque. Quello che ci interessava di più è il fatto che lei non prova empatia per le persone, perciò già questo fatto è un po' strano che lei vai a protestare per aiutare il pianeta, per aiutare lei, per esempio, che lei piange e dice: io sono una bambina, io non avrò un futuro, mi state rovinando la vita. Cioè, capito questo discorso? Vabbè, non avendo empatia per gli altri va bene, ma per se stessa il No! sistema di sopravvivenza è attivo. Ah, ecco, può darsi, però voglio dire, il fatto che lei è un'attivista non vuol dire che lei va solo per lei stessa, è una cosa che lei sta facendo per il mondo, quello che lei sta, il messaggio suo, è E una. va bene così, e va bene così, deve farlo per il mondo e speriamo che. Tu aspetti troppe Ma io cose. non aspetto Io niente. davvero non Guarda, aspetto proprio ultimamente non niente, anche aspetto niente. perché mi ricordo tanti discorsi che tu dicevi: ah, ma questo cambierà, vedrai che l'economia cambierà, vedrai che la gente migliorerà. Stiamo ancora a parlare qua quando Ma va, diceva: guarda sta che, peggiorando. ecco. Invece mi ricordo che sei sempre stato molto, come si dice, Positivo. positivo verso a riguardo queste cose che succedono in tutto il mondo. Io sono sempre stata realista, io sono più Guarda, io ho realista. visto la possibilità che quello Io accadesse non ho in visto determinate cose. proprio. E ho Dov'è capito. che l'hai visto la possibilità? Non l'ho mai visto. Ma no. Anche perché stiamo vivendo dei periodi che i governi sono tutti, in tutto il mondo, sono abbastanza uguali. Ma appunto la gente si sta accorgendo. Più gente si accorge, più gente si unisce, prima o poi qualcuno di questa gente salirà al potere e cercherà di Ah, far cambiare speriamo, le perché stiamo cose. parlando 80% delle persone che non si accorge. Questa è la percentuale che abbiamo dato oggi, se non ti ricordi. Sì, no, io spero in quel 20 che prima o poi qualcuno salirà al potere e riuscirà a cambiare qualcosa. Il problema è che per adesso c'è solo la massa che va in giro, protesta, yuhu, si raduna e poi succede niente. Vabbè. Va bene, oggi abbiamo imparato su Greta. Sì, mi ha parlato su Greta, di altri mille argomenti, perché lei si può unire veramente a mille argomenti e il concetto finale è finché sparge cose buone, secondo me, è degna da seguire, è degna da Beh, far andare avanti. io invece dico che è Però degna da bisognerebbe. seguire perché è giusto, perché seguendo alcune informazioni su Greta puoi capire anche altre cose. Perciò niente va dato per scontato, niente va buttato via, perché tutto è un puzzle, è un piccolo pezzo di un grande puzzle. Greta è una persona che sta facendo parlare molto di sé in questo ultimo periodo, perciò bisogna seguire per capire le cose, invece di dare subito dei giudizi che magari non sai in profondità quello che sta accadendo veramente. Greta è da seguire, sì, io credo che è una ragazzina molto giovane, molto in gamba, perché anche ha delle persone intorno a lei che sicuramente la danno contenuti e informazioni grandiose per la sua carriera. E niente, spero che questa puntata vi sia piaciuta e torneremo presto qui nel nostro canale. Va bene, va bene. Se avete notizie, informazioni che volete aggiungere a quello che abbiamo detto noi, se dobbiamo continuare a informarvi, fatecelo sapere, anzi, commentate, commentate, diteci tutte le cavolate che abbiamo detto. E buona serata. Buona serata.